Vi assicuro che ne ho praticamente certezza che l'Abruzzo sarà un modello e sarà il modello che ci consentirà di dire le regioni che hanno i piani di rientro, le regioni non virtuose del Sud ce la possono fare, è il modello che ci consentirà di dire l'Italia ce la può fare, perché guardate che questo problema dell'esplosione demografica e del costruire una realtà territoriale, noi ce la faremo, ce l'abbiamo fatta in Regione Nord, ce la faremo qui, ce la facciamo in Sicilia, ma ce la faremo, io mi auguro, anche in Campania e anche in Calabria e anche nel Lazio, dove dobbiamo cominciare a lavorare. Ma altri paesi, prima di tutti gli Stati Uniti, che si ritrovano dopo la riforma Obama con un sistema governance non nazionale, non universalistico, si ritrovano con un sistema simile a quello delle mutue che avevamo noi prima dell'833, altri paesi come l'America, io credo che nei prossimi 20 anni rischieranno molto, rischieranno l'implosione. E non vedo come ci possono arrivare. Quindi guardate che realmente il problema della sanità del futuro e della criticità della sanità del futuro per voi e soprattutto per i vostri figli, a cui io credo tutti voi dobbiate pensare, è un problema assolutamente cruciale e fondamentale. Noi stiamo lavorando per voi e stiamo lavorando per i vostri figli, ma sono contento di dire oggi che in questo caso, nel caso dell'Abruzzo, al contrario di altre situazioni più complesse, è un caso in cui le cose stanno andando bene. Allora, che il presidente Chiodi si sia occupato molto in questo periodo di sanità, lo dimostra il fatto che è diventato un esperto di sanità, l'avete sentito? Sicuramente 6 mesi fa ne sapevi molto di meno. Quando abbiamo incominciato questa avventura con l'assessore Ventolone e con il presidente Chiodi, appena il presidente Chiodi ha preso il commissariamento, abbiamo costruito un gruppo di lavoro. C'è stato un gruppo di lavoro con l'aiuto della Genas, poi della dottoressa Baraldi, un gruppo di lavoro. Ha presentato poi 3 documenti, ma in tempi molto brevi, badate, nel giro di 1 o 2 mesi. Ha presentato 3 documenti. Il primo documento era una metodologia di lavoro, come operare. Una diagnosi sia di degenze per acuti sia di degenze per cronici, riabilitazione, RSA, hospice e lungo degenza. Poi è passata a fare l'analisi del territorio, città per città, ASL per ASL, cosa c'era. Poi ha calato il fabbisogno in quello che c'era, ha fatto la differenza tra l'esistente e il futuro e ha spalmato in 3 anni questo tavolo in cui abbiamo collaborato, io un po' che non vengo all'Aquila, mi siamo incontrati parecchie volte a Roma, anno per anno, facendo un cronoprogramma che prevedeva una progressiva riduzione delle aziende sanitarie locali, una progressiva riduzione o aumento in certi casi dei posti letto, trasformazione dei posti letto da acuti non acuti, andando a individuare unità operativa per unità operativa, numero di persone di unità operativa per numero di persone di unità operativa, tanto per dirvi il dettaglio, è da 3 mesi, quindi da marzo dell'anno scorso, praticamente da un anno circa, che ho questo, no? Cronoprogramma che devo dire mi sembra sia stato fino adesso servito. Ecco, questo per dirvi che c'è un grosso lavoro dietro tutto questo. Ma io vi vorrei anche dire un'altra cosa, vorrei dirvi perché questo è così necessario. Guardate, non è necessario per risparmiare dei soldi, non è questo il problema. Non è tanto il fatto che c'è un buco nella sanità. Il fatto è che il buco della sanità, e cioè i conti non in ordine della sanità, corrispondono a un cattivo funzionamento della sanità stessa. Voi dite, ma in fondo tutto sommato non è così. Forse non è così vero. Voi sapete che in Italia, adesso estendo il discorso all'Italia per farvi capire perché regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana, il Veneto e la Lombardia si sono dotate negli anni 70 e negli anni 80 di un sistema che è quello che adesso vogliamo riprodurre in Abruzzo. In Italia oggi il 40% dei ricoveri è a carico di persone sopra i 65 anni, che rappresentano il 20% della popolazione.
in Italia, qui in Abruzzo di più, perché in Abruzzo è il 21-22%, quindi c'è una quantità di anziani diciamo ancora maggiore, quindi il problema è ancora più rilevante. Le persone sopra i 65 anni, come è noto, hanno buone probabilità, 35-40% di probabilità, io grazie a Dio ho più di 65 anni, ma non sono tra questi, sono nel 60% residuo, di avere due o più malattie croniche. I pazienti con malattie croniche sono quelli che poi vengono sistematicamente ricoverati negli ospedali. Ma quando nel 2050 noi in Italia avremo il 35-40% di ultra 60-50enni, se lasciamo un sistema così com'è, non avremo assolutamente più nessuna possibilità di ricoverare persone nei nostri ospedali. Invece gli anziani che hanno le malattie croniche, broncopneumopatia cronica, diabete non compensato, scusa se parlo troppo lentamente, ma scompenso cardiaco, devono essere gestiti sul territorio. Gli indici di inappropriatezza, cioè il fatto che un ospedale ricoveri troppe persone rispetto al benchmark nazionale per scompenso cardiaco, non è un indice di inappropriatezza. Le mie dichiarazioni con altre dichiarazioni che ho fatto in Calabria, che ho fatto in Campania, che ho fatto in altre regioni, mai in queste regioni ho detto il piano di rientro sta funzionando bene, ma mai è successo. Fino adesso il risultato clamoroso direi che c'è stato all'ultimo tavolo di monitoraggio, in cui il tavolo di monitoraggio si è svolto in maniera diciamo praticamente liscia, le cose diciamo, sono andate, è stato convenuto, mi si dice perché è un tavolo tecnico e non politico a cui io non partecipo, è stato convenuto che il commissario e il subcommissario dell'Abruzzo hanno fatto quello che dovevano fare. Quindi io sono venuto qui perché volevo vedere de visu anche questo ospedale, quello che è stato fatto, perché era un po' di tempo che non venivo, mi sembrava giusto venire, ma anche e soprattutto, ve lo devo dire, per testimoniare la soddisfazione di come si sono svolte le cose, di come si stanno svolgendo le cose. So che è difficile, so che per un politico, per uno che nasce politico come il Presidente, fare un discorso di lacrime e sangue è difficile, ma vi assicuro che è necessario. E vorrei dire che il governo che lo chiede, ve lo chiede, ma l'obiettivo è quello di ridurre le tasse di questo paese prima possibile. Questo è il nostro obiettivo. E io credo che se continuiamo così ci riusciremo veramente molto presto. Ne sono assolutamente convinto e penso che l'Abruzzo possa diventare, io mi auguro, che possa, anche perché poi devo utilizzare la dottoressa Baraldi in altre regioni, quindi voglio che la cosa finisca prima possibile e ne ho estrema urgenza, quindi prima finisce l'attività nell'Abruzzo meglio è. Io mi auguro, però vi assicuro che ne ho praticamente certezza, che l'Abruzzo sarà un modello e sarà il modello che ci consentirà di dire le regioni che hanno i piani di rientro, le regioni non virtuose del sud ce la possono fare, è il modello che ci considera di dire l'Italia ce la può fare, perché guardate che questo problema dell'esplosione demografica e del costruire una realtà territoriale, noi ce la faremo, ce l'abbiamo fatta in regione nord, ce la faremo qui, ce la facciamo in Sicilia, ma ce la faremo, io mi auguro, anche in Campania e anche in Calabria e anche nel Lazio, dove dobbiamo cominciare a lavorare. Ma altri paesi, prima di tutti gli Stati Uniti, che si ritrovano dopo la riforma Obama con un sistema governance non nazionale, non universalistico, si ritrovano con un sistema simile a quello delle mutue che avevamo noi prima dell'833, altri paesi come l'America, io credo che nei prossimi 20 anni rischieranno molto, rischieranno l'implosione. E non vedo come ci possono arrivare. Quindi guardate che realmente il problema della sanità del futuro e della criticità della sanità del futuro per voi e soprattutto per i vostri figli, a cui io credo tutti voi dobbiate pensare, è un problema assolutamente cruciale e fondamentale. Noi stiamo lavorando per voi e stiamo lavorando per i vostri figli, ma sono contento di dire oggi che questo caso, nel caso dell'Abruzzo, al contrario di altre situazioni più complesse, è un caso in cui le cose stanno andando bene. Grazie. Adesso il nuovo... Questa è stata completamente distrutta.